stagione balneare alle porte, andiamo a costruire le cabine. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Arte per te, col sorriso sulle labbra, si torna al mare, ragazzi, finalmente, almeno qui in Sicilia il sole splende. E allora cosa dobbiamo fare? Metterci su un bellissimo smalto alle unghie, sia quelle delle mani che quelle dei piedi, e andare ad occupare le nostre cabine. Allo smalto ci pensate voi, lo andate a comprare, alle cabine che penso mi, e allora ci penso io, anche in pseudo veneto barra milanese l'ho detto. Infatti oggi faremo delle simpaticissime scatoline a forma di cabina della spiaggia. Sono delle scatoline porta smalti, guardate, al loro interno custodiscono un bellissimo smalto, perfette per parti sulla spiaggia in cui vorrete lasciare un cadeau alle vostre amiche, oppure per una cresima, una comunione estiva, un matrimonio estivo. Sapete i matrimoni sulla spiaggia? E allora la bomboniera mettetela qua dentro, perché vi assicuro che messe una accanto all'altra sono bellissime. Sono davvero d'effetto, un modo semplice per costruire le cabine che comunque dobbiamo ricordarci anche più in là, perché sono fantastiche anche per costruire il presepe, queste scatoline. E allora poi le rivisiteremo a Natale in chiave presepe. Per adesso c'è troppo caldo, pensiamo al mare. Decidete voi che utilizzo farne. Queste, per fare queste non servono fustelle, non serve nulla. Esistono le fustelle con questa forma per la Big Shot, esistono, io ne ho presa una su AliExpress, ma non l'ho usata perché questa scatolina ho voluto farla a mano per farvi vedere quanto sia facile costruirla. Poi ho messo degli abbellimenti, e allora qui vedete c'è il salvagente che ho ritagliato io e ho colorato con l'acrilico, e gli smalti, oppure ho messo degli adesivi a forma di ippocampo o cavalluccio marino, oppure ho timbrato con dei timbri, o semplicemente potete lasciarle anche così, semplici semplici. L'importante è avere le carte giuste. Io ne avevo una legno, ma anche a fantasie. Allora basta cianciare, spostiamoci di là e andiamo a preparare il lido. Arte per te on the beach! Ed eccoci pronti per creare le nostre scatoline a forma di cabina mare per custodire un pensierino, uno smalto. Il tavolo è pieno di roba, ma ve ne occorrerà molto meno. Innanzitutto le squadrette, matita e un pennello. Questo non ci servirà per forza, poi vi farò vedere perché ci servirà. Anche gli acrilici, uno rosso e uno blu, perché io ho scelto i toni proprio marittimi, possono servirci, come no. Io uso questi glossy della Ferrario perché, come dice il loro nome, i Master Glossy sono lucidi, quindi sono degli acrilici un po' più particolari e mi piacciono un sacco per la finitura del tettuccio della cabina. Una cordina che abbia del rosso, io uso questo Spago Winter 2015 di Ikea, ma qualunque cordoncino che abbia o del color corda o del rosso in mezzo ci sta bene, anche del blu. Colle, scotch carta, scotch biadesivi, io ho preso queste, taglia balza naturalmente, e poi andiamo al nucleo centrale delle nostre cabine. Per il modello base, senza troppi fronzoli, diciamo così, vi occorrerà semplicemente del cartoncino ondulato, o se non avete il cartoncino ondulato, del semplice cartoncino e una macchinetta di queste crimper che fanno diventare ondulati i cartoncini. Vi metto qua il link del video in cui ve l'ho fatta vedere anche all'opera. E poi il corpo delle cabine voglio farlo con delle carte molto estive. Voglio fare delle cabine un po' più classiche, con dei motivi color legno. Queste sono delle carte della Bobbanni, ma carte che riprendono il motivo del legno ne trovate facilissimamente anche su internet. Se le trovo ve le metto nel box informazioni.
una base da taglio per non rovinare il piano da lavoro, poi mi servirà un cartoncino per fare degli abbellimenti. Io con me ho anche degli abbellimenti della Bob Anni, sono dei timbrini questi che vi farò vedere come si usano insieme ai tamponi e alla base per timbro, così vedete anche questo materiale di cui, se volete, vi farò un video a parte, perché i timbri sono molto belli per abbellire i vostri lavori. Non esistono solo della Bob Anni, li vendono anche la Lidl, in Italia ce ne sono di tantissime marche. E poi ho vari abbellimenti che vedrete con me nel corso del lavoro, ma che potrete comunque sostituire tranquillamente con delle cosine fatte da voi. Ci servirà poi un bulino e un cartoncino per fare la sagoma, perché faremo un'unica sagoma da cui poi ricalcare tutte le varie scatoline, non prenderemo ogni volta le misure. Quindi io questa sagoma che creo con voi la metterò poi sulla mia pagina Facebook di Arte per Te, da cui potrete agilmente scaricarla in modo da averla bella e pronta. A questo punto proseguiamo con il bulino tracciando tutte le pieghe. Succederà questo: si piegherà questa, questa, questa e questa. Questa si aggancerà qui, tac, si piegherà. Ora io non aggancio nulla perché questa mi servirà come orma. Si piega questa e questa e questa e lei si chiuderà. Voilà, la cabina bella e chiusa una volta che la chiuderemo. Adesso facciamo le nostre cabine semplicemente ricalcando il nostro prototipo. Una volta ritagliata la sagomina della mia cabina, eccola qua, passo a piegare tutte le linee. Quindi a questo punto quello che si avrà sarà questo: una bella e comoda cabina in legno, vista mare, speriamo, che si chiude nella parte inferiore così, mentre nella parte superiore poi questa linguetta andrà incollata e resa definitivamente stabile col tetto della cabina. Un amore! Ora prendiamo però, decidiamo quello che vogliamo sia il davanti della nostra cabina. Nel mio caso farò diventare questa la facciata anteriore della cabina, perché è molto pulita e molto bellina. E da qui prenderò un po' di margine inferiore, senza stare a misurare tanto, circa mezzo centimetro, e traccerò al centro, abbiamo detto che questa è 3,5 centimetri, 1,7 centimetri è il centro, prendo 1,5 centimetri così e faccio la porticina della mia cabina, allungandola quanto voglio che sia alta. Fatto questo, prima di tagliare la porticina, piego con il dotter quello che dovrà essere lo stipite della porta, cioè quello che dovrà essere la parte basculante della porta. Pratico un taglio bello pulito e voilà, e apro la mia porticciola. Che carino! Adesso posso procedere con gli incollaggi. Quindi, con la colla sporco la linguetta laterale, voilà, pure troppa, e naturalmente innanzitutto chiudo la cabina, metto la colla anche su questa pattina, perfetto, e piego, e aiutandomi col margine aperto ovviamente sistemo. Questa invece sarà la parte che servirà per introdurre e far venire fuori lo smalto. Voilà! Tra l'altro la porticina farà sì che noi si possa vedere il colore dello smalto. E voi direte, ma è già finita? No, no! Ora comincia la parte divertente, la parte della decorazione. E allora io voglio che questa cabina diventi un qualcosa di fantastico. Vi ricordate il tettuccio? Bene, dobbiamo rifarlo con il cartoncino ondulato.
E allora, io voglio che le strisce siano così, verticali. Io so che la larghezza di questo tetto è 3,5 cm, quindi farò un tettuccio di 4,5 cm, perché voglio che sbordi 0,5 cm da ogni lato per creare la tipica tettoietta. Quindi sarà 4,5 cm per, vi dico subito, 5,5. Arrivati a questo punto, prendiamo il nostro dotter, tracciamo una linea al centro e da lì segniamo come se queste fossero le tegoline della nostra cabina. E voilà, coccolino! Pieghiamo, voilà, il nostro tettino per la cabina è pronto. È pronto, sì, ma a noi non piace di questo colore. Che colore la faccio? Questa la voglio fare blu. Mare, profumo di mare, la cabina mi riporta al mare. Che bello il mare, profumo di mare. Io mi gaso quando le cose riescono carine. Vorrei piazzare proprio qui al centro un salvagente. Prendo del cartoncino qualunque, quindi con un tappino anch'esso qualunque segno una circonferenza, che sarà la circonferenza della ciambella, e ritaglio questo tondino. Oggi vi faccio vedere come fare un chipboard, cioè uno di quegli abbellimenti spessorati che sempre vi faccio vedere belli e pronti della Bobbanni, senza avere quel materiale. Vi ho sempre detto che sono semplicissimi da fare e oggi ve lo dimostro. All'interno ovviamente va rifatto il buchino. Perfetto, eliminiamo alla buona la parte centrale, che come vedete si presenta tutta sgarrupata. E allora noi cosa facciamo? Prendiamo un pennello, lo infiliamo ben bene fino a quando non fa un bel po' di forza, e dopodiché lo tiriamo fuori e il nostro bordo è bello e liscio. A questo punto, con l'acrilico bianco, pitturiamo la nostra ciambella di salvataggio. Ok, e lasciamo asciugare anche il salvagente. Con un colore, io lo faccio con un colore da contorno, ma voi potete farlo comunque con l'acrilico, abbellisco il mio salvagente delle tipiche strisce rosse. È il momento degli abbellimenti, invece, quelli belli e pronti, quelli comodi. Sul retro invece voglio stampigliare un cavallino. Se volete un video in cui vi faccia vedere i timbri, come funzionano, cosa si può fare con i timbri che non sia solamente la semplice stampata, fatemelo sapere, perché sarò lieta veramente di mostrarvelo. Io non so se queste cose vi interessano, quindi mi tengo sempre un pochettino più così defilata nel mostrarvele, ma se vi interessa la cosa ditemelo. Questi timbri funzionano così, guardate, si stampa sopra col tampone l'inchiostro. Ora, sarebbe stato meglio se la stampata l'avessi fatta con la carta stesa, ma vabbè, non sarei ombretta altrimenti. Quindi spingo, o sto usando il dito come base rigida sotto, levo e voilà, il mio cavalluccio è rimasto impresso sulla cabina. Allora, e adesso è arrivato il momento di concludere. Sporco di colla la parte superiore del tetto e la appiccico rimanendo equidistante. Perfetto. Prendo il mio salvagente, taglio dei pezzetti di scotch spessorati, li attacco sul retro del salvagente. E poi abbellisco oltre con un altro timbrino, stando attenta a sporcare solo la parte che voglio prenda. Voglio solo la scritta Beach senza il resto del timbrino.
inserisco il dito. Impazzisco! È fantastica! Ok, e la mia scatolina è pronta per accogliere il mio super regalo per la mia super amica, perché giusto una super amica può ricevere una cosa così. Bene, questa è solo una delle tante scatoline che farò. Adesso io vi ho fatto vedere come creare questa, poi nelle foto vi metterò una serie di scatoline differenti. Avrei voluto mettere il laccetto qui dietro al salvagente, però siccome ho fatto il salvagente con rosso mi sembrava troppo carico e quindi ho lasciato perdere. Lo metterò magari in qualcuna col salvagente blu, vedremo cosa combinerò. Intanto questa è un'idea carinissima per rendere un regalino da nulla un regalino davvero speciale. 1 euro di smalto contro tanto affetto dimostrato con una confezione di questo tipo. Buone vacanze a tutti, divertitevi a mare, e adesso vi lascio alle foto con le varie scatoline e noi ci vediamo dopo. Ciao. Da oggi tutti potrete aprire il vostro stabilimento personale e vendere le vostre cabine. Guardate che è un'idea molto molto carina per tutte le feste che farete quest'estate sulla spiaggia, eh? È una cosa non vista in giro e quindi sicuramente originale. Potrete farcirle come vi pare. Io ho messo gli smalti, queste le userò come cadeau di fine anno alle mie colleghe, da fare alle mie colleghe a scuola. Ho comprato gli smalti da Kiko a 1 euro l'uno, perché li vendevano 3 a 1 euro, e poi li ho inseriti, già ve l'avevo detto, su Ombretta, il mio altro canale. Se non lo conoscete andateci, perché lì si parla di make up, beauty, trucchi, affaroni come questi. Ho messo dentro gli smaltini e saranno i regalini di fine anno, quindi che auspicano il mare, che augurano a tutti una serena estate in riva al mare con unghie super laccate. E allora, se questo video vi è piaciuto, laccatevi le unghie e lasciatemi un bel pollice in su sulla spiaggia, e soprattutto non so più come dirvelo per variare, no? E soprattutto condividete questo video sulla vostra pagina Facebook e subito arriverà l'estate sui vostri profili. Basta parlare a vanvera, vi aspetto sui miei altri canali, Ombretta, Due Cuori Una Cappa, quello che ho insieme a Gabriele di Cucina, e se vorrete vi aspettano Gabriele ed Enzo su Poti Toys, solo se vorrete e se gli argomenti vi interessano, questo è più che ovvio. Bene, non mi rimane che salutarvi, mandarvi un grande bacio e noi ci rivediamo alla prossima, sempre on the beach. Ciao!